snellire i processi e quali snellire. Questo me lo sono posto e ce lo poniamo perché io vengo dall'ambito amministrativo, non sono una persona produttiva e quindi, che opera in produzione diciamo, e quindi meno portato a pensare in ottica lean, no? L'amministrazione tradizionalmente si occupa della registrazione dei documenti, di riportare i fatti una volta che sono accaduti o al massimo fare delle previsioni in termini di budget. La domanda che ci poniamo è: solo i processi produttivi influenzano le performance aziendali? Oppure possiamo applicare i principi Lean anche agli altri processi? E soprattutto, dobbiamo farlo? Perché dobbiamo farlo e come possiamo farlo? Per rispondere a queste domande sono partito dall'ambito logistico, che è un pochino fuori dal mio ambito, però rende l'idea. Le funzioni della logistica, lo ricordo brevemente, riguardano la gestione dei flussi di materiali che entrano, attraversano ed escono dall'azienda, interagisce con la funzione di programmazione e pianificazione della produzione, prende in carico il prodotto, che poi dovrà essere movimentato, confezionato ed immagazzinato, e poi cura la spedizione, la consegna al cliente, per garantire il rispetto dei tempi previsti e richiesti, nelle quantità e qualità richieste. Per poter svolgere queste operazioni, la logistica ha bisogno di un supporto informatico adeguato, perché deve gestire una notevole mole di dati, deve filtrarli, deve rielaborarli, e questo per avere in tempi brevi report e feedback per il miglioramento. Questo per consentire di supportare decisioni che consentono, come dicevamo prima, di definire eventuali inefficienze e garantire il miglioramento. Se parliamo di supply chain, abbiamo quindi una pianificazione che va dal fornitore fino al cliente, dove c'è un arrivo, la produzione e una consegna. Questo richiede che i flussi informativi ripercorrano più velocemente possibile questa catena, riportando in maniera accurata le informazioni da valle a monte in modo da consentire le retroazioni. Negli anni abbiamo incontrato qualche centinaio di software house, ce ne sono migliaia in Italia comunque, quelli più importanti, e abbiamo fatto tutti i software, fatto fare i software di collegamento con i sistemi informativi, da SAP fino a ESAT. Per fare cosa? Per ricevere flussi di cassa e fare noi delle prime note. Qual è il compito che diamo al tesoriere? Avere la posizione finanziaria netta nel tempo. Questo è, vogliamo che in 2 minuti abbia questi risultati, non in 24 giorni. O in 2 giorni sull'Excel poi butta via il dato, perché le cose ovviamente cambiano tutti i giorni. Quindi un processo amministrativo legato alla parte finanziaria che consente di avere online le posizioni finanziarie anticipate, perché tiene conto anche ovviamente degli impegni. E qui dovete abituarvi all'idea che il ciclo passivo va amministrato, che il servizio va registrato come acquisto, no? Che quando arriva la fattura poi me ne accorgo. Quanto tempo impiegate a fare i bilanci? 6 settimane o 6 mesi?